Bentrovati in questo nuovissimo video. Allora, vi starete chiedendo che cos'è questo alle mie spalle e come mai è uscito un video, lo so, è una cosa un po' insolita, però ho intenzione di fare un po' di video, come qualcuno di voi mi ha chiesto, e mi fa piacere che avete più che apprezzato i miei precedenti video. Allora, questo qui è Ivan Machado Perez, che ringrazio perché mi ha gentilmente concesso il suo best lap della qualifica, in cui ha fatto un organo così grande a tutti quanti. E questo a fianco è il mio miglior giro della qualifica. Bene, io direi veniamo a noi e capiamo io dove ho perso tutto quello che ho perso, ovvero 1.4 secondi, che sono un'infinità. Vi starete chiedendo come mai qui dietro sono sovrapposte le immagini. Tranquilli, è solo per cercare di capire. Bene, il punto è che ci troviamo soltanto alla prima curva e Ivan ha già qualche metro di vantaggio rispetto a me. Purtroppo io vengo da una situazione difficile, in cui ormai ben sapete tutti quanti che avevo difficoltà serie con il motore. Adesso andiamo avanti e vediamo se quello che ho perso era una questione di velocità o perdevo io qualcosa a livello di guida o di vettura. Adesso, usciti da questa curva, potrete ben notare le immense correzioni che io sono stato costretto a fare, che purtroppo, un po' per il fatto che ero costretto a guidare molto disperato, un po' che probabilmente la sua macchina era messa meglio della mia, e mi sono ritrovato a centro curva a dover fare infinite correzioni. Ovviamente per me quello era il giro buono e io sapevo che non sarebbe stato il massimo, però come il cronometro parla, quello è stato il mio miglior giro, il che vuol dire che gli altri giri mi hanno fatto palesemente schifo in confronto a questo. Giunti qui, come potrete ben vedere, questo qui è un punto in cui l'uscita della curva conta veramente tanto, semplicemente perché dopo c'è una S velocissima che praticamente è come se fosse tutto dritto. Arrivare più piano, quindi avere un motore poco potente, uscire male, avere un motore che non esce, qualsiasi cosa può influenzare sulla velocità di arrivo dall'altra parte. E come ben vedrete, tanto lo lascio anche qui, per poi andare ad affrontare la X facendo scorrere la macchina fin su, in mezzo alla strada praticamente. E però è l'unico modo, l'unica soluzione per mantenere più velocità possibile. Torno a ripetere, io ho guidato veramente impiccato. Arrivati alla quadra prima del rettilineo, vedrete che praticamente la differenza l'ho lasciata tutta nel rettilineo precedente. Purtroppo anche qui ho perso tantissimo, semplicemente perché non ho motore, altre spiegazioni non ho, io ce l'ho messa tutta, però il motore non andava. Diciamo che io sono un po' fortunato e un po' sfortunato con Varano. La prima dello scorso anno mi è andata malissimo, diciamo come questa, o anche peggio, anzi direi anche peggio di questa,
Però la seconda mi è andata più che bene, ho vinto tutte e due le gare. Adesso, testa bassa, si faranno miriadi di test e vediamo un po' di vincere tutte e due le gare del prossimo appuntamento del 29 e 30 di giugno. Saremo sempre qui a Varano, quindi speriamo bene. Adesso vi lascio nel video completo di differenza e vedrete voi, giudicherete voi. Che dire, questo video finisce qui. Io vi ringrazio se l'avete visto tutto. Vi ricordo di lasciare un bel like, non vi costa nulla. E vi invito anche a rimanere aggiornati ed attivare la campanellina perché chissà, potrebbe esserci qualche novità. Come più di qualcuno di voi mi ha proposto, potrei aver provato qualche vettura speciale. Ma chissà, lo scoprirete nei prossimi video. A presto, ragazzi!